Bentornati sul canale amici, benvenuti ad un nuovo video Pokémon. Oggi si torna a spacchettare, mi ero un po' presa da altri giochi di carte collezionabili. Sono stata a un torneo pre-release di One Piece. Devo dire molto bello anche il gioco di One Piece. Ho acquistato un mazzo precostituito, ma penso mi farò un mazzo per giocare ad altri tornei. Sono super affascinata anche dal gioco di Star Wars Unlimited. Vediamo come andrà il prossimo torneo di fine marzo. Ma nel frattempo torniamo a spacchettare Pokémon. Sono finiti i pre-release, quindi andrò ad aprire un kit e tre bustine. Vediamo se va meglio della volta scorsa, perché devo dire che il primo kit e le prime tre bustine mi hanno abbastanza deluso. Direi che andiamo allo sfondo e speriamo di trovare cosa sto cercando. Beh, ovviamente la carta di Gengar per il mio canale. Andiamo ad aprire. Come sempre sfondo del 151, perché di cronoforze non ho praticamente nulla, non so cosa acquisterò, non penso farò nessuna collezione, aprirò sicuramente qualcosa. Questo è il kit, queste sono le tre bustine, partiamo dalle tre bustine, ma sì dai. Vediamo se ho scelto bene, Beldum, Breloom, già me la rido, Rolicoli, Atmore, l'edizione di Bell, Reuniclus, Guida dell'Esploratore, Palafin Reverse, Skitty Reverse e un bel Metalolo. Ultimamente ho aperto un po' di bustine fuori video, devo dire che è tornato il trend solito bustine vuote. Grabbin, Rosmot, Nuxhall, Croconaw, Collo Ferreo, Tempo Futuro, Undelmiz, Electivire, mi dovrò rifare il mazzo. Una guida dell'esploratore reverse, penso, tempo passato, una carta un po' particolare. E un Ghastly, che bella! Illustration Rare. Non è Gengar, però vedo un Gengarino qua dietro, bella questa carta. E un Crinealato, Olo, tempo passato. Devo dire molto bella come espansione, ho visto le carte, però non ci sto più dietro. Mawile, Meditite, Turtonator, Utut, Grandi Zanne, Fermezza di Angelo, Shiftry, un Mano Ferrea, bello, questo deve essere un mazzo interessante, un Bayem e per concludere un Drampaolo. Apriamo il kit e troviamo Metang. Quindi un'altra promo, per fortuna non la stessa dell'altra volta. E abbiamo Charjabug, Slugma, Solossis, Skitty, Collo Ferreo, Delmiz, Electivire, un Vikavolt Reverse, un Poffin del Cuore Reverse e un Torterra ex normale, niente di che. Una l'abbiamo trovata, almeno non era un kit vuoto. Snom, Mudbray, Mincino, Rockruff, Roserade, Keldeo, Collo Ferreo, un Torracat Reverse, un Unzefant Reverse e bello, ma un Torterra normale full art, bello questo kit, due carte, bene. Electabuzz, Bramblin, Girafarig, Roselia, Cincino, Sableye, un Grandi Zanne e bella di nuovo una Master Ball, già due, e un Laboratorio di Metallo e abbiamo un Miraidon, pensavo ancora una carta speciale, Miraidon però non stamped. Litten, Shroomish, Lickitung, Slugma, Delmiz, un Electivire, Cincino, Melmetal Reverse, un Relicant Reverse e un Macargo Holo. Beh, devo dire che mi è andata molto meglio dell'altra volta, a parte la promo del kit pre-release. Ho comunque trovato una Master Ball, che fa sempre comodo, se ne può mettere una nel mazzo. Comunque ne ho trovata un'altra, un Torterra X Full Art e un Ghastly, mettiamo davanti il Ghastly, Illustration molto molto bella. Beh, sono soddisfatta, direi che con questa immagine vi saluto, auguro a tutti una buonissima giornata H24 e a questo punto vediamo, magari aprirò anche un ETB. Un abbraccione a tutti voi.